Angela Fazzari, responsabile benessere di CNA. In questi giorni, in proprio CNA Benessere, ha portato a termine un progetto molto importante, molto significativo, in relazione alla violenza di genere. Sì, presso un negozio di una nostra associata si è svolta questa giornata. Insieme all'Associazione Donne Vittime di Violenza abbiamo regalato come parrucchiere il nostro tempo e la nostra professionalità, regalando il taglio e la piega. Le colleghe estetiste hanno regalato la manicure. È stata una bellissima giornata anche per noi, perché noi lavoriamo per il nostro 90% con le donne. Dunque siamo molto sensibili a questo argomento, donne e famiglie di cui noi ci occupiamo tutti i giorni. Vogliamo ricordare in numeri cosa rappresenta il benessere in Valle d'Aosta, il settore benessere in Valle? Il settore benessere, siamo circa 350 imprese che lavorano su questo settore. Un terzo di queste fa nell'estetica, dunque due terzi sono parrucchiere. Diamo circa 700 famiglie, girano attorno al nostro settore. Un'attività non legata a CNA, ma ce lo consentiranno perché comunque è solidale ed è importante. Messi con Proje Formation, un incontro con i detenuti per insegnare cosa? È iniziato questa settimana proprio perché io sono di mio molto sociale, porto avanti questo progetto da tantissimi anni. E questa settimana è iniziato un percorso riabilitativo, se vogliamo chiamarlo così, e stiamo insegnando ai carcerati a tagliare i capelli.